dopo tante fatiche siamo riusciti a organizzare questo incontro importante, formativo, e nei dettagli sarà lei stessa che si presenterà, dirà che cosa ha fatto, cosa pensa, e presenterà anche il professor Tura, che sarà il nostro relatore di questa conferenza. Quindi buon lavoro, buona attenzione e buona giornata. Grazie. Buongiorno ragazzi, io mi emoziono sempre moltissimo quando vedo così tante teste che guardano verso di noi, perché vi amo tantissimo, perché siete il futuro dell'Italia. Io spero anche che miglioriate questa benedetta Italia e perciò mi emoziono veramente tanto. Dunque, io mi chiamo Teresita Frerotti, sono la responsabile di un'associazione che si chiama Associazione IDEA Brescia. È un acronimo IDEA, Istituto per la Ricerca e Prevenzione Depressione e Ansia. Sono 25 anni che io mi dedico a questo volontariato, perché credetemi, 25 anni fa c'era un bisogno che c'è adesso di informazioni corrette e di dare aiuto alle persone che lo chiedevano. E io sono felicissima che siate qui oggi e devo dire che il vostro preside è, secondo me, una persona con una cultura mentale straordinaria, perché credetemi, non è così semplice che un responsabile di un così grande istituto concordi con organizzare una cosa di questo genere. È proprio un aiuto che vogliamo dare, qualche informazione in più, perché i problemi ci sono, li hanno gli adulti e li hanno anche i ragazzi. Quando ero giovane io queste cose non esistevano, ma adesso veramente il mondo è molto complesso, è complesso tutto, e capiamo perché voi a un certo punto iniziate a avere dei disagi e siamo qui a spiegarveli. Allora, li spiegherà il dottor Tura, leggo perché ho poca memoria data l'età. È uno specialista in psichiatria, psicoterapeuta, responsabile del medico, struttura complessa di psichiatria, responsabile linea di ricerca, area di psichiatria, del Centro San Giovanni di Dio, che fate bene fratelli praticamente. Allora, devo dire che il dottor Tura mi è stato consigliato in maniera molto, molto vivace dal cattedratico dell'Università di Brescia, perché in un primo tempo io avevo chiesto a lui di fare questo incontro, ma lui mi ha detto che la persona più indicata è assolutamente il dottor Tura, perché sta facendo delle ricerche proprio particolari sui disagi psicologici, psichici di questa vostra fascia di età. Perciò è la persona assolutamente più indicata per incontrarvi e dirvi le cose che vi dirà. Ragazzi, buon ascolto. Buongiorno. Non ho sentito. Ah, grazie. Allora, come sempre quando la presentazione è altisonante, il rischio di deludere è alto. Però ho pensato stamattina che in fondo non è che corro grossi rischi, perché l'alternativa a ascoltare me era stare 2 ore in classe, quindi sostanzialmente, anche se non facciamo grandi cose, di solito è un'alternativa gradita. Anch'io sono molto contento di essere qua per più motivi. Il primo, anzi no, torniamo indietro. Qualcuno conosce questa canzone? Sì, ma dovete leggerla tutta. La domanda era se la conoscevate. Bene, dal brusio capisco che o non la conoscete o vi interessa. Adesso non mi ricordo neanche più chi sia l'autore, perché me l'hanno proposta anche a me. Poi vedremo perché questa canzone. Torno sul perché sono contento di essere qua. Sono contento di essere qua per 2 motivi. Uno personale, perché torno in questo contesto, in questa situazione, dopo 10-12 anni, a rifare la stessa cosa, perché 10-12 anni fa i miei figli erano alunni
di questo liceo del Leonardo, questo sono del Copernico, però siamo vicini di casa, anche se so che tra Leonardo e Copernico c'è una bella differenza, lo so. Infatti i miei figli hanno scelto Leonardo perché dicevano che si studiava di meno, non so se è ancora così, ma sì, ancora così, sapete. E venivo qua, sono venuto qua in un'occhio così a fare la stessa cosa che stiamo facendo oggi, perché allora c'erano le giornate di autogestione e nelle giornate di gestione invitavano i genitori che sapevano qualcosa di qualcosa, e quindi ho già avuto questa piacevole occasione. Questi sono i miei figli che nel frattempo, nonostante il mio tentativo di farli diventare qualcosa di serio, si dilettano a fare musicaccia, come dico io. Non c'è l'audio, ma anche se ci fosse non ve lo farei sentire. E poi obbligatoriamente, tra virgolette, fanno anche qualcosa d'altro. Il secondo motivo per cui mi fa molto piacere essere qua è che se io devo scegliere le persone con cui fare quattro chiacchiere, possibilmente serie, del mio lavoro, sono i ragazzi. Mi occupo di psichiatria in senso generale, quindi si va dai 15-16 anni ai 90-100, però ognuno ha il proprio gusto, no? Nel senso che per dovere si fa tutto e poi nelle cose che si fa ci sono delle cose che si preferiscono. Devo dire che quello che preferisco è davvero lavorare con i ragazzi. E mi piace soprattutto lavorare in contesti in cui si fa formazione, in cui si fa informazione, ovviamente quando necessario. Mi piace, nel senso ovviamente serio del termine, poter dare una mano anche dal punto di vista clinico. E quindi parlare con voi è una delle cose che nella mia attività sicuramente preferisco. Quattro ringraziamenti, anch'io al preside e alla scuola in generale che ci dà questa opportunità, di cui ribadisco l'assoluta importanza, ma cercheremo di capire perché questi momenti sono importanti, alla signora che con tanta solerzia, passione e 5-6 mail al giorno è riuscita a mettere assieme questo incontro. Ringrazio la dottoressa Cobelli, che è una psicologa che lavora con me, che per così motivo di sintesi non so se prenderà ufficialmente la parola, ma è quella che ha contribuito molto a creare materiale che poi vedremo. E ringrazio la dottoressa Ardissone Maria Grazia, che è direttore, il mio capo sostanzialmente, per essere presente, e la sua presenza vuole essere anche il segno che fate bene i fratelli, un'istituzione bresciana di cui un attimo parleremo dopo, che si occupa di psichiatria fin dalla fine dell'Ottocento, ci tiene a essere all'interno di questa organizzazione. Qui però mi serve un favore importante. Siccome la dottoressa Adessone è il mio capo, non è venuta per sentire le cose che diciamo, perché le ha sentite 500 volte, è venuta a vedere quanto io sono capace a fare questa roba qua. E su questo può essere valutato praticamente dal vostro vero o finto ascolto, dalla vostra vera o finta attenzione dipende il mio futuro professionale. Quindi se non volete stare attenti per quello che ho detto, fatelo, vi chiedo per favore, perché la dottoressa pensa che io sia stato bravo a tenere la vostra attenzione per un'ora e mezza, cosa che so che non è facile. Bene, il tema che mi è stato affidato, questa posizione è scomodissima perché non riesco a vedere nel computer né le diapositive, ma fa niente. Il tema che mi è stato affidato è un tema importante. Io, rispetto a un titolo un po' più ampio, l'ho riassunto con depressione e disturbi ansiosi. In realtà il rischio che corro quando faccio queste cose è di voler dire tanto, e non sempre tanto corrisponde a bene, perché è davvero un'occasione che non voglio lasciarmi scappare per dire il più possibile rispetto sì a questi temi, ma più in generale al tema del disagio psichico nell'età giovanile. Perché credo che sia davvero un tema di rilievo, affidato troppo spesso a slogan, a mass media, a luoghi comuni o a frasi che anche le persone addette ai lavori come chi ci ha invitato ha detto, e mi piace subito partire contraddicendo, dicendo che non sono d'accordo su quello che ha detto, quando ha detto che ai nostri tempi questi problemi non c'erano.
Ai nostri tempi questi problemi c'erano, assolutamente. Erano sotto altre forme, si vedevano in maniera diversa, ma lo vedremo, ansia, depressione, tutta una serie di sinonimi di questa cosa qua ci sono sempre state. Fanno parte della storia dell'uomo, fanno parte della specie umana. Diversi sono i modi con cui si manifestano, e diversi sono i modi con cui noi li vediamo, e attenzione, diversi sono i modi con cui fanno danno, e per danno intendo fanno soffrire la persona, fanno soffrire la società, fanno soffrire il contesto. Sono diversi i modi con cui si manifestano e sono diverse anche l'eco che hanno. Oggi un qualcosa che succede qua viene amplificato in maniera assolutamente veloce, ridondante e spesso magari non corretta, e quindi un fenomeno che ha una certa portata viene assolutamente amplificato appunto da questa modalità oggi molto veloce che tutto si diffonda. Ecco, in temi come questi la velocità di diffusione non è sempre una buona cosa, perché genera tutta una serie di distorsioni, di messaggi non corretti. Pensate per esempio rispetto a questo tema a quante parole noi usiamo durante la nostra giornata che rimandano a questa questione. Parlo dei ragazzi del liceo, quindi non parlo dei ragazzi che quindi sanno qual è il valore di una parola, qual è il valore di chiamare le cose in un certo modo e quale può essere la fortuna di chiamarlo della maniera giusta, ma per contro anche il rischio di chiamare le cose con la maniera sbagliata. Quando parliamo di disagio psichico nei giovani, quando parliamo di depressione e di ansia, spesso quello che vediamo è che c'è un uso sbagliato delle parole. Ne ho messe giù qualcuna, sono le parole che noi usiamo abbastanza indifferentemente, se siete d'accordo, anche nel nostro lessico quotidiano. Parliamo di paura, parliamo di depressione, parliamo di ansia, di blocco, di tristezza, di fobia, di mal di vivere, di angoscia, di trauma, di peso sul cuore. Lo usiamo anche, e questo lo so, nel nostro discorrere, nel nostro parlare. Vuol dire che tutti questi elementi, tutte queste parole, ci rimandano a qualcosa. Ma che cosa? Ci rimandano a qualcosa che, se non è conosciuto, può dare delle conseguenze ancora maggiori di quello che di per sé queste cose hanno. C'è una parola che spesso viene utilizzata, no? Soprattutto dalle mamme. No? Le mamme, quando vengono a parlare dei loro figli, le mamme parlano quasi sempre bene dei loro figli, quasi sempre bene, e usano una parola, mio figlio, non osano usare la parola ansioso, depresso. Di solito tutti i ragazzi sono ipersensibili. Mio figlio è così perché è ipersensibile. Ma cosa vuol dire ipersensibile? Non lo sappiamo. Poi scopriamo che dietro questa parola ci sta magari semplicemente un atteggiamento, ci sta semplicemente un modo di essere, ci sta semplicemente il momento che ci fa essere in un modo o in un altro. Altre volte invece ci sta un reale disturbo, altre volte ci sta una reale sofferenza. Già questo livello di confusione ci dice come non siamo bene orientati ad affrontare queste questioni. Passiamo dalla paura di pensare che esistano, passiamo dalla paura di parlare riferendoci a questi temi di malattia, passiamo dalla paura di negarla fino all'inverosimile, all'estremo opposto, che tutto diventa patologia, tutto diventa ansia, tutto diventa depressione. Ecco, se mai posso sperare di farvi portare a casa qualcosa da questa chiacchierata, mi basterebbe che voi portaste a casa l'idea che dietro questi termini ci sono delle cose ben precise che vanno pensate, che vanno su cui vale la pena di riflettere, che vanno affrontate, poi in tutti i modi possibili che poi vedremo. Ma la prima condizione perché una cosa esiste è pensarla. Se io non penso che esista, faccio un po' fatica a poi intercettarla. Il primo slogan è: tutte queste cose esistono e queste cose vanno prese in considerazione.
Parliamo di numeri che subito ci dicono l'entità di questo fenomeno. I numeri, per voi che siete per il liceo scientifico, ci dicono tanto e ci dicono davvero qualcosa che conferma quello, in parte quello che la nostra gentile organizzatrice ci ha detto, che i numeri sono in espansione. Faccio una precisazione e il mio direttore generale me ne voglia. Io dovrei fare delle presentazioni scientificamente ben precise, quindi quando vi dico una cosa vi dovrei dire da che articolo viene, da che studi provengono. Credetemi sulla fiducia, tanto non avete pagato neanche il biglietto, quindi va bene. I numeri che vi dico non me li sono inventati, ma per non fare delle diapositive piene di citazioni ho preferito darvi i risultati. Quando noi presentiamo dei dati che abbiamo raccolto dalla letteratura, dalle ricerche in questi campi e portiamo dei dati di sintesi, in modo tale che chi ascolta non fa la fatica di andare a cercare centinaia e centinaia di articoli. Però, se poi vorrete, di tutti questi dati noi abbiamo anche la foto. Ci dicono che se noi guardiamo i sintomi depressivi che i ragazzi dai 13 ai 25 anni si riferiscono, considerando il 2005 e confrontando con il 2017, vediamo che c'è un incremento del 52%, cioè vuol dire che nel 2017 13 ragazzi su 100 in quella fascia d'età lì riferivano sintomi depressivi. Il 13% riferiva forte stress e il 10% riferiva di avere ogni tanto dei pensieri per cui cosa sto a fare al mondo, che senso andare avanti a vivere. Oltre che il valore assoluto dei numeri, quello che è importante è l'incremento, cioè il vedere che... Si vede il cursore? No. Il vedere che questi numeri si sono più che raddoppiati. Se allarghiamo i numeri all'Europa, ci si dice che secondo le statistiche il 4% degli adolescenti tra i 12 e i 7 anni soffre di depressione grave. Quindi non di tutta una serie di cose che poi vedremo, ma di depressione grave. E che la percentuale va verso il 9-10% verso i 18 anni. Sono numeri importanti, ragazzi. Non sono numeri... Certo, per stimare quanto è importante un numero bisogna confrontarlo con altri numeri, però poi lo vedremo, anzi lo vediamo subito. Innanzitutto nel mondo ci sono 120 milioni di persone che soffrono di disturbi psichiatrici e questo ci dice che ciò di cui mi occupo non è un addendum, qualcosa in più, ma è qualcosa di importante. Anche qui una precisazione, se parliamo di 120 milioni conosciuti, mi lascio immaginare quante persone soffrono di un disturbo psichico senza che questo magari venga alla luce, no? Quindi questi sono i numeri minimi. Pensate a quante popolazioni africane o sudamericane non hanno un sistema sanitario che permette di contare in maniera precisa le persone che hanno un disturbo, che vanno dai medici, che prendono farmaci. Quindi questi numeri che sono quelli ufficiali sicuramente sono numeri in difetto. Il fenomeno del disturbo psichico è ancora più rilevante di quello che questi numeri dicono. Il 10% di questi 120 milioni sono persone in età giovanile. Numero importante, questo è molto significativo. I disturbi depressivi impattano sulla qualità di vita al primo posto in Europa e rappresentano, sempre in Europa, la prima causa di disabilità. Cosa vuol dire? Quando noi parliamo di una malattia, per capire quanto questa malattia incida nella salute generale delle persone, non è tanto e solo quanto sia grave, quanto sia difficile da curare, quanto sia complessa, ma è soprattutto quanto è distribuita nella popolazione e soprattutto quante conseguenze ha nella vita della singola persona e anche di tutta la comunità in cui la persona vive, che conseguenze ha quella malattia in termini di non capacità di fare ciò che la persona dovrebbe fare, in termini di giornate di lavoro perse, in termini di energie sociali spese a sostenere quel problema, in termini di farmaci, di
i medici, tutto quello che ci sta intorno a un problema di salute. Bene, le malattie mentali sono alla top 10 tra le malattie che impattano in maniera molto significativa sul profilo di salute di una società. Questo, e lo dico da addetto lavoro, non sempre corrisponde a avere delle risorse dedicate in maniera appropriata. E questo è un altro problema. Siccome le malattie mentali sono meno eclatanti, danno meno segni di sé, sono un po' nel nascondimento, ci sono delle storie di sofferenza psichiatrica che sono lì. La mamma col paziente malato nella sua casa che porta avanti un'esistenza. Quando noi scopriamo che c'è la malattia, quando è che scopriamo che c'è una malattia mentale? Non tanto perché ci guardiamo in giro. Sì, quando ci guardiamo in giro vediamo il matto che dà qualche numero sul corso Zanardelli, lo guardiamo ridendo. Oppure perché i giornali o i mass media mettono il titolone del folle che ha fatto la cosa più eclatante del mondo. Quella lì non è la malattia mentale, quella lì è un'espressione della malattia mentale. Noi scopriamo che esiste la malattia mentale in tre situazioni. La prima qual è? Drastica la signora. Se non mi rispondete mai, il mio direttore generale dice dormivano, quindi fate per favore sempre quella famosa opera di carità rispondendo un pochino alle mie domande. Secondo voi quando è che uno scopre che c'è una malattia? Quando si ammala. Quindi il primo modo per cui scopriamo che esiste una malattia è che tocca a noi. Il secondo modo è quando tocca un nostro familiare. Ah, mio papà è depresso, ho scoperto che esiste la depressione. Il terzo modo è quando capita a uno, si dice, inter pares, cioè che fa parte del nostro gruppo. Per esempio, quando il nostro compagno di scuola si ammala. Non vedo Chiara da una settimana a scuola. Non la vedo da due, non la vedo da tre, non la vedo da quattro, ma la chiamo e non risponde. Ah, dato fondamentale, non è più attiva sui social. Mi viene in mente che ci può essere qualcosa di un po' serio che sta succedendo a Chiara. Ecco, noi non dovremmo imparare e scoprire che le cose esistono perché le tocchiamo con mano direttamente, perché a volte quando le tocchiamo con mano direttamente la situazione è più impegnativa. Dovremmo sapere che le cose esistono, compreso queste, perché siamo informati. Ecco perché occasioni come queste sono fondamentali. Attenzione a questa diapositiva perché la ritengo fondamentale. Questa ci dice che fino al 70% i giovani con disturbi depressivi non hanno una diagnosi e un trattamento adeguato. Guardate che il 70% è tantissimo. Noi che siamo nell'epoca moderna in cui pensiamo di dominare tutto, abbiamo ancora questi numeri. Per favore, alzi la mano chi pensa di fare il medico. Pochi. Alla mia età sarebbero stati tre quarti di miei tempi. E chi pensa di fare lo psichiatra? Come nessuno? Oh, se a fine di questa chiacchierata ce c'era uno o due in più, sarò sempre contento. Vanno solo signori, fate gli psichiatri, perché è un lavoro stupendo. Poi si dice che fare gli psichiatri è un modo per confondere di avere una malattia mentale, perché o stai di qua o stai di là della scrivania. Allora, per esempio, io mi sono portato avanti stando di qua della scrivania. Allora, è significativo questo 70% di persone che non vengono curate in una società moderna che pensa di avere l'ipercontrollo della salute. Perché? I perché sono tanti, ma siccome questo materiale immagino rimarrà, i ragazzi se vorranno, ve ne lascio uno che a me piace molto e ve lo riassumo per non stare a leggerlo tutto.
I perché di questa cosa, i perché, quindi ripeto quello che diceva la signora, della sofferenza psichiatrica in incremento sono tanti. A me piace questo, che dice, le nostre generazioni, quindi voi, hanno perso due o tre cose che erano fondamentali. La prima era quella di giocare, ma non giocare, adesso dire, ah beh, io gioco tutto il giorno con il telefonino. Di giocare nel senso più libero del termine, più tradizionale del termine. Magari giocare quando si ha 9-10 anni è una cosa, ma anche quando se ne hanno 15, 16, 18, 20, giocare ha un significato importante. Giocare nel senso di ridere, di divertirsi, di divertirsi con quella leggerezza che non è vero che non avete, perché i due polli di prima che adesso suonano e fanno gli heavy metallisti, quando poi mollano la maschera di quelli e ci mettiamo a giocare a cose banali, è come che ci stanno, è come che si divertono. C'è un po' la paura di lasciarvi dire che queste cose vi piacciono, che vi piace ogni tanto fare ancora i bambini, che vi piace ancora un po' essere coccolati, che vi piace ogni tanto tirarvi in giro. Ma non solo tra di voi, ma anche con noi, anche con le nostre generazioni. C'è questa paura di giocare. Le nuove generazioni si ammalano, passatemi questo termine così ridondante e generico, perché non sanno più annoiarsi. Perché tutto è competizione, questo è colpa delle mamme e dei papà. Oggi un bambino di 5-6 anni non va all'oratorio in cortile a tirare due calci al pallone, se dice ma io da grande vorrei essere come Roberto Baggio, è subito iscritto a una scuola di calcio. E se gli va male è già al torneo di... Il torneo prevede che c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde, qualcuno che sta in panchina e qualcuno che gioca. Parliamo di tutto questo. Voi che tra poco sarete voi gli educatori delle generazioni. Abbiamo messo tutto sulla competizione, abbiamo messo tutto su un traguardo, abbiamo messo tutto su un punto d'arrivo, abbiamo messo tutto sulla velocità e questi sono presupposti perché il nostro sistema psichico non abbia delle oasi di ricarico. E l'assenza delle oasi di ricarico, che è il far niente, che è l'annoiarsi nel senso buono, che è una serie di cose che vedremo, queste forme di ricarico sono la vera prevenzione allo stress, che è l'elemento fondamentale che poi genera ansia e depressione. Velocemente questi due dati, ma anche questi sono importanti, soprattutto il secondo. Vediamo se riesco a spiegarmi perché non è semplicissimo ma è importante. Se noi prendiamo, facciamo 100 le persone che da adulte hanno un disturbo psichico, di queste 100, 75, quindi un numero molto molto elevato, ha avuto i primi segnali della propria sofferenza nella fascia di età che va appunto dai 12-13 ai 25 anni. Vuol dire che questa fascia d'età è la fascia in cui il 75% delle malattie mentali, che poi magari da adulti prenderanno una forma molto più corposa, hanno dato i primi segni. Anche qui una cosa importante, vuol dire che questa fascia d'età, ragazzi, non vuol dire che il 75% dei ragazzi sia ammalato di malattie mentali. Chiaro questo? Vuol dire che il 75% delle malattie mentali hanno avuto un segno prima di andare a casa, dire il medico mi ha detto che il 75% di noi ha delle malattie mentali. La malattia mentale dà segni molto precoci del suo essere. Se voi guardate questo grafico, che non riesco a farvi vedere perché non ho gli strumenti, però se guardate questo grafico vedete che tra i 10 e i 20 anni anche i disturbi dell'umore e i disturbi di ansia danno i primi segni, ci sono già. Quest'altra diapositiva cosa ci dice? Se questo è un grafico che rappresenta a che età insorgono le malattie divise per diverse tipi di malattie, il giallo sono quelle legate a disturbi psichici. Vedete che ampia area occupano
appunto nella fascia d'età che va dai 10 ai 30 anni. Quindi vuol dire che questo è il momento in cui il disturbo mentale dà più segno di sé. Infatti, bene, fratelli, come ha detto la persona che ci ha introdotto, si sta occupando di giovani in tanti modi. Un modo che vi presento oggi, perché ci dà un dato che mi piace molto, è raccontarvi che c'è un'unità operativa di epidemiologia del nostro istituto, che è coordinato dal dottor De Girolamo, che fa i conti, l'epidemiologia fa i conti, non va in giro a vedere che cosa succede. L'epidemiologia è la statistica, quella che dice che se c'è un pollo e siamo in due ne mangiamo mezzo per uno. In realtà, se c'è un pollo e siamo in due, potrebbe essere che me lo mangio tutto io e il preside nulla, ma questo è un altro discorso, la statistica non è sempre. Però comunque ci dice che tra i primi segni di disagio psichico importante e la richiesta di aiuto e la messa in campo dell'aiuto passano ancora 3 anni. 3 anni sono tantissimi. Vuol dire che non siamo ancora capaci di intercettare nella maniera giusta il disturbo psichico nei ragazzi. Questi 3 anni sono fondamentali perché? Perché se poi noi andiamo a vedere il malato psichico adulto, vedremo che la gravità della sua patologia e soprattutto quanto questa incide in maniera significativa nella sua storia di uomo e di persona dipenderà proprio da questi 3 anni. Chi si è mosso in tempo, chi è stato curato in tempo, chi ha fatto le cose giuste in tempo, anche se la malattia di cui soffre è una malattia grave, come può essere la schizofrenia, come possono essere disturbi gravi, avrà comunque un impatto minore, meno negativo, che si ha lasciato perdere questi 3 anni. Una malattia psichica, psichiatrica, anche magari non eclatante, sarà più fastidiosa, darà più fastidio alla vita di quella persona, alla sua società, alla società che è intorno, famiglia, lavoro, scuola, quello che è, nella misura in cui questi 3 anni sono passati senza fare niente. E perché passano 3 anni senza far niente da quando abbiamo i segni di un disturbo psichico e l'inizio della presa in carico? Per tantissimi motivi. Il primo, non siamo in grado sicuramente di essere ancora pronti a intercettare il disturbo psichico. Non siamo ancora in grado di dire ai nostri ragazzi: guarda che se c'è questa roba qua, fatti una chiacchierata con lo psicologo, fatti una chiacchierata con uno specialista, vai a sentire qualcuno. Mamma, mi cadono i capelli, dermatologo il giorno dopo. Mamma, mi è venuto un po' di batticuore quando facevo ginnastica, cardiologo il giorno dopo. Mamma, sono alcuni giorni che sai che vado a scuola, ma intorno, aspetta che ti passa, soprattutto non dirlo a nessuno, stai tranquillo, rilassati, sono cose della crescita, dai che ti passa. Oppure vedo mio figlio che è lì, che è sempre stato sul telefonino, è sempre stato sul computer, ci mancherebbe, no? Però quando gli dicevo dai che andiamo a fare quella roba lì, spegneva, chiudeva, andava. Oppure quando Francesca passava e diceva sei libera che facciamo un giro in centro, si scendeva, andava. Oppure quando la televisione c'era qualcosa che piaceva, spingeva sul computer e veniva a vedere la televisione. Poi a un certo punto, non lo fa più, sta lì, continua a stare lì, vengono le 10, vengono le 11. E nessuno dice, vabbè, ormai i ragazzi stanno tutti così, stanno tutti al computer, piuttosto che uscire, farsi una canna o bere, meglio che stiamo al computer, no? Mi dicono così, giusto? Ora, non andate a dire che Tura ha detto che piuttosto che stare al computer è meglio farsi le canne, cioè, se no la signora qua di fronte è... Sto solo dicendo che alcune cose succedono sotto i nostri occhi e le sottovalutiamo. Perché? Perché prima di pensare che un problema abbia la matrice di un disturbo psichico, facciamo ancora fatica. Facciamo ancora fatica tutti, genitori, gli insegnanti non posso dirlo, ma gli insegnanti sono anche genitori, quindi di solito. E facciamo fatica a pensare che c'è un disagio psichico e che va, oppure lo pensiamo, ma ci fa ancora fastidio dirlo. Quando le persone vengono in studio da me e mi dicono ma lei è proprio psichiatra o magari solo psicologo? Dico no, io sono proprio psichiatra. Ah, quindi se sono qua vuol dire che sono molto grave.
Non è vero. Non si va dallo psichiatra perché si è gravi o dallo psicologo perché si è meno gravi. Si va dallo psichiatra perché ci sono dei bisogni che si chiamano malattia, che necessitano di essere trattati come vengono trattate le malattie. Cioè qualcuno che si occupa di malattie a 360 gradi, i medici compresi. Quindi, come ho detto, il rischio che mi perdo in dire rivoli, ma sono cose che mi piace che almeno come impressioni vi rimangono. Perché quindi 3 anni di attesa per prendere in mano una situazione che magari se prendo in mano subito la risolvo bene e velocemente? Perché c'è ancora tutta questa preclusione ad accettare, ad affrontare i disturbi mentali come deve essere fatto. Quindi siete la peggior generazione che poteva esserci sulla faccia della Terra. Giusto? Queste cose vanno dette. La vostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infisca delle autorità, non ha alcun rispetto degli anziani. Non ho la speranza alcuna per l'avvenire del nostro paese, il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. Ve le dicono queste cose, eh? Beh, questa diapositiva che mi piace molto. Poi se andiamo a vedere quando sono state dette, eh? Socrate. Esilio, che non so neanche chi sia, ma ci sarà qualche insegnante di filosofia che proprio lo dirà. Platone, sacerdote egizio trovato su un coccio 2000 anni avanti Cristo. Beh, mi sa che non siete la peggiore generazione, mi sa che è un po' un modo con cui le generazioni di adulti prendono le distanze da qualcosa che non riescono a capire, governare. Quindi stiamo sereni, non siete la peggiore generazione che sia mai comparsa sulla faccia della Terra. Siete una generazione, anzi, che ha una serie di potenzialità assolute. Voi avete in mano quello che io, la signora, il vostro preside, il mio direttore, diciamo, vabbè, guerre stellari, telefonini, in 2 minuti, cioè, ciao, in 2 secondi, sono dall'altra parte del mondo, con un click 150 amici. Per noi è la fantascienza, no? Per voi è la realtà. Per voi è la realtà che fra un anno, 5G, qualcuno ci dice, ma non avevo in mente cosa può succedere in termini di potenza, di velocità, di capacità di accesso. Bene, queste sono le armi, gli strumenti, chiamate come volete, che mai nessuno di noi ha avuto, e sono vostre. Ancora una volta il problema è come usarle. Ed è tutto lì. Ed è tutta lì la faccenda. Una cosa non è mai buona o cattiva in assoluto. O meglio, la maggior parte delle cose non sono mai buone o cattive in assoluto. La bontà o la minor bontà di una cosa dipende dall'uso che ne facciamo. E questa, che è una delle massime che vi sentite dire da quando siete piccolini, ve la sentite sempre dire, in questo caso è verissima. Però questa diapositiva fotocopiata l'ho fatta vedere ogni tanto i vostri genitori e insegnanti. Bene, depressione. Cosa non è? Prima di dire che cos'è, mi piace dire cosa non è. Non è una debolezza, non è una cattiva volontà, non è un limite, non è una forma del carattere, non è un atteggiamento esistenziale, non è un fallimento, non è una connotazione negativa e basta. La depressione è un disturbo. Io non ho colpa se mi... anzi, vabbè, se mi viene promenita posso avere delle colpe. Io non ho colpa se mi viene una malattia cardiaca di un certo tipo. Non ho colpa se mi viene una malattia neurologica di un certo tipo. Attenzione, non ho colpa neanche se mi viene la depressione. Però ho la responsabilità di tenere sotto controllo i fattori che facilitano l'arrivo di questa malattia e ho il dovere di fare tutto quello che serve perché questa malattia faccia nella mia vita meno danni possibili. Però ci tengo a ricordare a voi tutte le volte che posso che non è chi è depresso un debole,
quando i pazienti vengono in studio dicono: dottore, io ho aspettato fino adesso a venire da lei a chiedere aiuto, a chiedere la terapia farmacologica, perché pensavo di farcela con le mie forze. Beh, se pensi di farcela con le tue forze, vuol dire che questa malattia dipende dalla tua debolezza. Ma non è così. Non è che il vostro compagno a casa, che non esce più il sabato con voi, che ripeto non risponde ai social, o che sui social racconta palle perché poi nella vita non fa quello che scrive, è il più debole. È una persona che sta vivendo un momento di malattia. Ma voi capite come sia importante rompere questo connubio tra malattia e debolezza d'animo, tutte queste cose qua. È importante, perché se non lo facciamo la malattia diventa una colpa etica, ed è esattamente il contrario che serve per affrontare una malattia come la depressione. E poi la depressione, prima di essere una malattia, è anche un modo di reagire a ciò che ci capita nella vita. Vi sembrerà banale, ma non è così banale. Se a fine primavera provo i jeans dell'estate e la taglia dell'anno scorso non mi va più bene, questo mi può far stare di cattivo umore. Se sbaglio un rigore nella finale del campionato di calcio, per cui da lì perdiamo, beh, che Roberto Baggio ci sia fatto le sue 2 o 3 settimane in cui il suo tono dell'umore non era splendido, mi mettiamo anche in conto. Se mi portano via il moroso, e magari me lo porta via proprio quella antipatica, che è il terzo che mi porta via, e me lo porta via per il gusto di portarmelo via, avrò una serie di sentimenti, tra cui la rabbia, la vendetta, questa cosa, ma ci avrò anche un po' di depressione, cioè vuol dire che non saranno giorni felici. Se ho una vicenda lavorativa, se la mia attività lavorativa va male, se succede qualcosa di importante, non penso che le persone che sono state vittime di un terremoto per giorni, per settimane e anche per mesi non possano stare in uno stato depressivo, cioè avere un umore sotto i tacchi, come si dice in termini non tecnici. Quindi può essere uno stato d'animo, può essere una normale, e deve essere una normale reazione ad eventi critici, può essere la conseguenza di un disadattamento. Ho cambiato scuola, ho lasciato una splendida scuola, ero al Copernico, mi hanno spostato a Leonardo, questa cosa qua non la tollero, però un po' sono disadattato, cioè questa cosa qua. Per esempio, noi vediamo le depressioni delle persone che cambiano casa. Voi non sapete quante persone passano 1, 2, 3 mesi della loro vita a rimpiangere la casa di prima, il lavoro di prima. Quindi ci sono delle situazioni in cui il nostro umore va giù, ma non è che siamo malati. La famosa confusione dei termini di prima. La depressione può essere la conseguenza di una malattia fisica. Non solo perché mi spiace di avere una malattia fisica, non solo perché siccome mi hanno detto che ho una malattia fisica sono tristolotto, perché alcune malattie fisiche, cioè alcuni organi del nostro corpo che si ammalano, danno proprio come conseguenza dei sintomi depressivi. La tiroide, il cuore, le malattie neurologiche. Per arrivare poi alla depressione in senso più stretto, che può essere un sintomo isolato, quindi ho solo quella lì, o una roba più complessa, che a questo punto diventa malattia. Malattia vuol dire che c'è una causa, sia che noi la conosciamo che non la conosciamo, ci sono dei segni, ci sono delle conseguenze, ci sono delle cose da fare. In che modo la depressione quindi poi si manifesta? Beh, questa diapositiva ci dice soprattutto in che modo si manifesta nei ragazzi. Ovvio che quando noi parliamo di depressione la prima cosa che ci viene in mente è che il mio tono dell'umore è giù, punto. Infatti quando uno vuol sapere cosa sta provando il suo amico depresso, deve concentrarsi su cosa prova lui quando le cose non vanno bene.
Ma non basta solo l'umore depresso per dire che siamo all'interno di una malattia depressiva. Servono anche altri sintomi. E qui ce ne sono un po'. La più importante è la anedonia. Chi mi sa dire cos'è l'anedonia? Fare bella figura ai vostri insegnanti. L'anedonia è la mancanza di provare piacere nelle cose che di solito ce lo provocano. Ascolto delle canzoni, ascolto quel cantante lì che mi dice qualcosa dentro, improvvisamente questo non succede più, provo un'indifferenza, non è neanche un sentimento negativo, è proprio una estraneità a quella cosa lì. Ma come, se ti è piaciuto fino all'altro giorno che facevamo un giro in mountain bike di tutte le vette e adesso oggi ti dici che non te ne frega niente. Ma come se stavi 3 ore al telefono che mi dovevo buttare giù, farti smettere perché sennò adesso dopo 3 minuti non sai più cosa dire e congedi il tuo volto. Guardate che l'assenza della capacità di provare piacere nelle cose per le quali di solito lo proviamo è un segno molto molto importante, soprattutto nelle forme giovanili. E poi ce ne sono altre, c'è proprio la passività, la voglia, tra virgolette, di non fare nulla. Poi partono dei pensieri anche su se stessi, di autodisistima. Non valgo, non ce la faccio. E qui recuperiamo tutto il discorso della competizione, della competitività. Chissà quante volte ve l'hanno detto, siamo in un mondo di competizione ed è ovvio che se uno non sente di avere tutte le sue potenzialità a 1000, non si sentirà di mettersi in gioco. Ci sono anche dei segni fisici e questo, nel briciolo di attenzione che Fisco vi rimane, voglio sottolinearvelo. Attenzione che spesso la depressione entra dalla finestra, non dalla porta diretta, quindi non parte subito come un calo dell'umore, ma a volte passa attraverso dei malesseri fisici di cui non ci rendiamo ben conto del perché. Questi mal di testa che non passano, questi dolori fisici di cui non si capisce quale sia la genesi, un po' vanno, un po' vengono. Non sottovalutiamo mai come campanello di inizio, di esordio di una malattia depressiva il fatto che sia il corpo a parlarci per primo. Questo ce lo raccontano per esempio altre culture. Per esempio nelle culture africane in cui il concetto di umore, di stato emotivo non è così proprio, mentre è molto forte il concetto di corpo, la sensazione fisica. Ecco, spesso il 90% delle persone di culture africane raccontano tutta la loro depressione attraverso la sofferenza del corpo. È un corpo che sta male, che si fa sentire in senso negativo, senza motivi. Attenzione che quello può essere un segnale importante. Altrettanto importante e non così scontato sono anche i sentimenti contrari, la rabbia, l'aggressività, l'intolleranza, il fatto che non ci sto più dentro, il fatto che l'ennesimo rimprovero del mio padre, che ho sempre in qualche modo ascoltato con l'orecchio sinistro, ho buttato fuori con l'orecchio destro, adesso mi dà fastidio anche sentirlo e mi viene voglia di reagire, che sembra l'opposto della passività, ma c'è anche questo, cioè il caricare degli aspetti negativi che di solito teniamo sotto controllo, fino ad arrivare a elementi importanti di cui ci fa addirittura paura parlare, ma oggi qualcosa diremo, della sensazione che non ce la faccio proprio più e quindi non c'è motivo perché domani mattina mi alzi e ricominci la mia esistenza. Perché viene la depressione? Viene per tantissimi motivi, viene definita una delle patologie multifattoriali. Vi dico una cosa importante, ancora oggi nella maggior parte delle patologie mentali noi non sappiamo qual è la vera causa, mentre in tutte le altre branche della medicina il sapere qual è la causa di una malattia è ormai abbastanza
in una percentuale molto elevata. Nelle malattie mentali molte volte la causa non la sappiamo, ma non la sappiamo secondo me per tre motivi. Uno, perché non siamo ancora stati capaci di capire quale sia. Quindi avanti con la ricerca. Due, perché forse molte malattie mentali non hanno una causa ben precisa. Possono avere tante cause che tra di loro sommate danno poi la malattia. Terzo, perché forse alcune malattie mentali hanno delle cause che gli strumenti di cui noi abbiamo a disposizione non sono in grado di andare a trovare. Ed è tutta la dimensione psichica delle malattie mentali, che non essendo una malattia di un organo, io per quanto il mio microscopio sia potente, per quanto io sia capace di fare l'esame delle cellule, ma se il mio disturbo viene da un'altra dimensione che è quella psichica, questo tipo di indagini non mi porterà a nulla. Di depressione ci si ammala perché un po' si nasce e un po' si diventa. Cioè, nel senso che alcuni elementi che portano alla depressione sono anche genetici. Non a caso ci sono delle famiglie in cui più persone sono ammalate di un disturbo depressivo. Ce ne sono tantissime altre, ci sono quelli ambientali, ci sono il contesto di vita in cui io vivo, ci sono le esperienze di vita che faccio, ci sono anche gli aspetti personologici, caratteriali. C'è qualcuno che ha un carattere più attrezzato a tenere botta ai colpi della vita e qualcun altro che ha un carattere meno attrezzato. La natura ha pensato di farci tutti diversi e ci ha fatto tutti diversi anche per quanto riguarda il carattere. Ci sono tutto, quindi una serie di elementi che ci possono portare a poi avere questa esperienza di malattia. Perché è importante sapere che ci sono tanti elementi? Beh, perché alla fine non tenderà a cercare l'unica causa. Vanno cercate più cause, ma più che cercare cause, qui ci torniamo dopo, anzi ci torniamo subito, più che cercare cause, queste vanno pensate queste cose, più io avrò una vita di un certo tipo, minore è il mio rischio di incorrere in una malattia depressiva. Guardate che si parla solo di minor rischio, non sicuramente no, quindi non sicuramente sì, no sicuramente no. Si parla di modalità con cui io posso favorire o sfavorire l'insorgenza di una malattia. Dicevo prima che il punto ovviamente massimo di sofferenza che la depressione può portare è quello dell'autolesività e della suicidialità. Mi rendo conto che contesto in cui siamo, il tempo che abbiamo a disposizione e le tante cose che ho voglia di dirvi non ci consentono di entrare in merito in maniera specifica su questo elemento. Parentesi, è chiaro che in tutte le cose che stiamo dicendo si potrebbe fare un seminario a parte, no? Perché sono tutti elementi che io vi sto dando alla superficie delle cose, mi piace che andate via con un po' di impressioni e poi nella vita spero abbiate occasioni per approfondire, tra cui questa. Però non posso non darvi alcuni numeri che ci dicono quanto questo sia un fenomeno da tenere presente. Il 14-24% degli adolescenti riferisce di aver commesso un atto autolesivo, che può essere semplicemente, tra virgolette, l'autolesionismo, oppure fino ad arrivare ad una ideazione e a volte anche un gesto che rimanda davvero al fatto che io non ce la faccio più. Perché i numeri sono importanti? Ancora una volta. Prendiamo il dato un pochino più pesante di questa diapositiva. 6-7% dei ragazzi tra gli adolescenti hanno tentato il suicidio. Fatto 100 un contesto di adolescenti vuol dire che in quel senso 6 o 7 hanno avuto questa esperienza.
ma i contesti sono questi, non sono altri. Quanti studenti ha il Copernico, signor Presidente? Ecco. Fate voi che siete più veloci di me. Vuol dire che nelle persone che con voi condividono tutti i giorni la mirabolante esperienza che non ha altri di essere studenti del Copernico, si portano via anche questo problema. Che non deve essere una roba terrifica che adesso cambia l'umore delle vostre giornate, ma deve essere qualcosa a cui pensiamo. Non chiedetemi, se non due cose che vi dirò, cosa fare, ma ancora una volta io ribadisco uno slogan: per poter affrontare una cosa devo cominciare a pensare che esista. Quindi mi basta pensare che nel complicatissimo gioco negativo della depressione ci sta anche questa cosa qua. Allora, visto che a tutto stiamo cercando di dare un senso, quando ho delle avvisaglie che le cose non vadano giuste, quando i miei comportamenti cominciano a rimandarmi a qualcosa che non gira giusto, quando sento che ho bisogno di un aiuto diverso da quello che ho sempre avuto, mi ricordo che ho a che fare con un qualcosa che in maniera non così infrequente può dare segni della sua presenza, dell'esserci. Allora forse questo mi fa guardare questo problema con occhi un pochino più attenti. Non chiedetemi di andare in dettagli su cosa si fa, vi dicevo, bisognerebbe avere. Però questi 4-5 frasi un po', se volete, di un po' scontate, però mi sento di dirvele. Prevenzione e informazione, quello che stiamo facendo. Quando c'è l'occasione che qualcuno, ovviamente l'autoreferenzialità non è una bella cosa, quindi stavolta lo sono io, ma qualcuno che però abbia un'autorità, un'autorevolezza, scusate, e una competenza, parla di queste cose, non scappiamo, perché possono riguardarci. Intercettare i segni di allerta. Il disagio, vi ho detto, si fa sentire sotto tantissime forme. Non c'è il termometro che piacerebbe alle mamme, ti metto sotto l'ascella un pezzo di mercurio così vediamo se sei depresso o meno. Sono altri segni, quelli che abbiamo detto. L'ascolto ha due vie. Le persone che vengono e raccontano noi psichiatri perché a un certo punto hanno compiuto un atto, un tentativo, perché se ce la raccontano è stato un tentativo per fortuna, ci dicono cosa hanno provato i giorni precedenti, e la maggior parte delle persone ci dicono: non ero più in grado di farmi ascoltare, nessuno più mi ascoltava. C'è anche l'autocritica, dire: non ero più in grado io di... Però quando ci accorgiamo che qualcuno ha cambiato linguaggio, che non riesce più a usare il nostro linguaggio, che non riesce più a usare il linguaggio del sabato sera, della cosa esagerata o del tutto messo in ridere e quant'altro, quando vediamo che uno dei nostri amici cambia la sua modalità di comunicazione, adesso non vuol dire che dobbiamo subito pensare a quello, ma dobbiamo cambiare, se vogliamo ovviamente fare qualcosa, l'atteggiamento di ascolto. È quello che diciamo anche ai genitori: quando i vostri figli cominciano a starvi sulle scatole, è inutile che vi arrabbiate perché non sono più quelli di prima, cominciamo a pensare che ci stanno dicendo qualcosa d'altro in un modo diverso. Un ascolto è ovvio, è tale se ci sono due persone che parlano lo stesso linguaggio, o perlomeno che se non parlano lo stesso linguaggio cercano di farsi capire. Ovvio che se mio figlio mi sta dicendo in maniera magari provocatoria, irritata, irritante, delle cose con un nuovo linguaggio, io uso il mio di prima, quello in cui mi raccomando, fai il bravo, porta a casa i 7, dal bacio alla nonna quando è il suo compleanno, queste cose qua. Io sto usando un linguaggio che non è più l'ascolto, perché io sto parlando in inglese e lui capisce il francese. Ma questo vale anche per voi, per i vostri amici.
un intervento specialistico. Questa ideazione che non ce la faccio più può essere curata in tanti modi. L'importante è chiedere un aiuto. È un intervento sull'ambiente, su dove sta una persona, su come sta, quali sono le sue relazioni, le sue interazioni. Capisco che sono cose poi difficili da applicare, però sono i punti di partenza attraverso cui si può andare a fare qualcosa. Secondo ambito di disturbi che la nostra coordinatrice mi ha assegnato è quella dell'ansia nelle sue tante forme. Beh, anche l'ansia è una brutta bestia, eh? E la cosa bella dell'ansia è che quando chi fa il mio mestiere cerca di spiegare una patologia, quella più facile da spiegare è l'ansia, perché in forma non patologica l'abbiamo provato tutti. Allora, per capire cosa prova una persona che ha un disturbo d'ansia, prendiamo una situazione in cui noi l'abbiamo sperimentata e immaginiamo che quella persona lì la viva 24 ore al giorno, la viva in qualsiasi contesto, la viva al di fuori che ci sia un'apparente causa che in qualche modo l'ha determinata. Ancora una volta, lo faccio dire con questo che mi piace di più, l'ansia può essere una condizione assolutamente normale, anzi, la natura ha previsto che noi proviamo degli stati d'ansia perché l'ansia di partenza è un modo con cui il nostro corpo viene invitato e messo nelle condizioni di dare il massimo di sé. L'icona del ragazzino che incontra l'orso. Cosa deve fare quello lì? Scappare. E per scappare vuol dire che tutte le sue i suoi organi devono andare al massimo. Cuore che batte velocemente perché deve spingere il sangue, polmoni che lavorano tanto perché si deve riempire di ossigeno, muscoli che si contraggono perché deve correre. Beh, questi sono tutti sintomi che noi proviamo quando abbiamo un attacco d'ansia. Quindi vuol dire che l'attacco d'ansia riproduce quello che la natura però ha previsto. La natura, per esempio, ha previsto che se io sono fuori da un tribunale ad aspettare una sentenza, beh, che io provi un po' di ansia, non solo è normale, ma sarebbe patologico non provarla. Se io sto aspettando con chi la Juventus nel 2020 giocherà la finale di Coppa Campioni, perché quest'anno la giochiamo e la vinciamo. Non ammetto brusio su questa cosa? Beh, questa è uno stato d'ansia. Se io sto aspettando la valutazione di fine anno, come sta facendo quel vostro coetaneo lì a destra della diapositiva, se sono in sala travaglio e io purtroppo essendo maschio non posso somatizzare, non posso vivere i dolori del parto, quindi li somatizzo, tutto questo saranno delle ansie sane, che se non avessi c'è qualcosa che non va. L'ansia, abbiamo detto, coinvolge il corpo, perché dà i segni di sé, coinvolge la nostra capacità cognitiva. Ma com'è andata l'interrogazione? Malissimo. Ho studiato 6 giorni e poi sono andato in panico. Giusto? Poi, che sia vero che ha studiato 6 giorni e è andato in panico o è andato solo in panico, questo è un altro discorso. In effetti l'ansia è capace di spegnere le nostre capacità cognitive. L'ansia determina dei nostri comportamenti. Avete mai visto uno quando è in stato d'ansia? Ne fa di ogni. Quindi vuol dire che questo stato emotivo che si innalza ci determina una serie di conseguenze. L'ansia come malattia si può manifestare anche qui in tanti modi. Si può manifestare come ansia generica, si può manifestare attraverso 2 altri elementi molto importanti che si chiamano attacchi di panico e ansia sociale. Perché li dico? Perché sono 2 situazioni in cui i ragazzi spesso si trovano. L'attacco di panico è
la sensazione improvvisa, intensissima, di stare malissimo, di dover fare qualcosa perché questo male è incontenibile, e la paura che questo qualcosa non si riesca a fare. Dottore, sono andato al pronto soccorso perché io avevo la netta sensazione che sarei morto, che il mio cuore si sarebbe fermato. Quindi è una intensa, tsunamica, scarica di tensione emotiva che si trasforma sotto forma di sintomo anche fisico, che ci genera questo malessere intensissimo. L'ansia sociale, altro quadro importante, è la marcata paura di stare in una situazione sociale. La situazione sociale è stare insieme ai miei coetanei, stare a scuola, stare sul lavoro. Cioè, non sono più in grado, immaginandomi in quella situazione lì, vado in panico. Scusate. Cioè, ho un'intensissima paura di stare male, di far figure, di non essere competente, di non fare le cose giuste. E l'ansia sociale, la sottolineo, perché se non viene considerata, curata, già anche in questa fascia d'età, può determinare una importante conseguenza, che è il ritiro sociale. Cioè, se io non sono in grado di stare sul pezzo, di fare quello che è previsto io faccia, io me ne sto fuori gioco. Per esempio, non vado a scuola. Ma non vado a scuola perché sono lazzarone o perché ho altro per la testa, perché faccio davvero, davvero fatica. Allora, quando è normale o quando è patologica questo stato d'ansia? Dipende dal contesto, dipende dall'intensità e dipende da condizione, perché se ho un po' di ansia, si dice anticipatoria perché mi interrogheranno, c'è un po' di ansia però poi me la porto via, un po' di mal di pancia, una notte un po' insonne e via così, fa parte del gioco, ragazzi. Se invece a motivo di quest'ansia comincio a non fare, a non andare, a non esserci, a tirarmi indietro, allora occhio che quello è un altro stato di allerta di cui stiamo parlando. E siccome non è sempre facile capirlo, si chiede aiuto. Dottore, ma io? Boh, ma secondo lei è normale che le ultime 3 interrogazioni non sono riuscito ad andare a farle? È normale che domani mattina vorrei andare a scuola, ma poi quando è lì la mattina non c'è verso e non mi muovo? Ma non dopo 6 mesi di assenza scolastica. O non quando il consiglio di classe dice, caro mio, qui ho fatto i conti, molto prima, quando mi accorgo che c'è qualcosa di stonato, è meglio una chiacchierata inutile che non farla. È meglio essere andati e uno ti dà una pacca sulla spalla, specialista, e dice vai tranquillo, ci vediamo magari tra 2-3 mesi, che tenersi dentro questa cosa e aspettare quando è più difficile gestirla. E attenzione che la scuola è una palestra importante, ovviamente per voi, soprattutto per voi, che fate della scuola il centro della vostra esistenza. Giusto, signor Presidente? No, benissimo. Sono contento per voi. Perché la scuola è tante cose. È rapporto con i pari, ma non solo quel rapporto buono, sano, ma anche competitivo nel senso buono. È un confronto continuo. I confronti sono positivi se ci fanno crescere, sono un trappolone se li usiamo per dire meglio, peggio, più, meno. La scuola è un luogo in cui ci viene chiesta una prestazione, in cui per quanto la scuola in maniera assolutamente encomiabile e davvero di valore stia cercando, posso dirlo da spettatore esterno, di essere sempre più un luogo educativo e non valutativo e bla 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 bla, però signore, a un certo punto che 2 più 2 faccia 4, dobbiamo riuscire a dirlo, giusto? E quindi la scuola è per natura un posto in cui mi viene chiesta anche un risultato.
Vogliamo parlare del bullismo? Vorremmo parlarne, ma non è oggi. Quindi la scuola è una vostra palestra in cui davvero cogliere anche, scusate, cogliere anche questi momenti in cui il nostro stato d'animo che sta andando in disarmonia e si fa sentire. Concludo dicendovi che tra le istituzioni che a Brescia si occupano di tutto questo ci siamo anche noi. Noi siamo un IRCS, voi sapete benissimo cos'è un IRCS, giusto? Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, vuol dire che il Ministero della Salute ha scelto in Italia 50 istituti che dice, bene, ti affido un compito particolare, impegnati e fai tutto quello che si può fare in ricerca e clinica su quella malattia lì. L'unico IRCS a cui ha dato questo mandato, oppure ce lo siamo conquistati, dipende dai punti di vista, chi si occupa di malattie mentali siamo noi a Brescia. Questo non ve lo dico con un po' d'orgoglio sicuramente, ma per dirvi che da noi, oltre che al Dipartimento di Salute Mentale del Professor Vita, che ringrazio per avermi dato questa possibilità, e a tutte le altre strutture del Bresciano, per la psichiatria ci sono tante cose, sappiamo fare tante cose, e sappiamo fare tante cose anche per queste problematiche, per questa fascia d'età. Due minuti di silenzio, così vi leggete in religiosa contemplazione queste frasi. Dura manca 10 minuti alle 10, dobbiamo dare la parola. Infatti abbiamo un minuto e io finisco. E quindi spendetela questa diapositiva a vostro favore. E poi spendete anche questa, che secondo me è importante, perché alla fine non ci resta che ridere. Grazie.